Buonasera, benvenuti a questo appuntamento, ovviamente sul supporto digitale, data la fase che stiamo vivendo con il nostro paese, una fase complessa, difficile, nella quale tuttavia il nostro sistema bibliotecario, così come il Comune di Fano, non si sono fermati e anzi vogliamo in questo frangente anche provare a rilanciare, come facciamo questa sera, dei momenti di approfondimento, di confronto con la nostra comunità, con la città, e questa sera lo vogliamo fare su una sfida importante, noi crediamo, per Fano e non solo per il suo sistema bibliotecario, e cioè la candidatura della nostra città a capitale italiana del libro 2021. Una sfida che, come molti di voi sanno, abbiamo raccolto in qualche modo un po' in corsa, nel senso che il bando è stato aperto a metà di settembre con una scadenza molto ravvicinata, a distanza di un solo mese, il 16 di ottobre, e la nostra città ha fatto la scelta, partendo ovviamente dal sistema bibliotecario, ma coinvolgendo tanti altri soggetti, molti dei quali questa sera sono collegati qui con noi, di provare a presentare una candidatura che abbiamo voluto competitiva della nostra città per questa sfida che riteniamo sia assolutamente non solo importante ma anche strategica per la nostra città, non solo per aggiornare e ridefinire le coordinate delle politiche culturali e non solo culturali della città di Fano, ma anche perché riteniamo che possa essere un percorso in grado di riattivare una serie di occasioni, di spazi, di strumenti, di partecipazione, di condivisione, che soprattutto in una fase come questa probabilmente sono veramente essenziali. Essenziali per l'attività amministrativa, ma noi crediamo anche per la qualità del tessuto culturale, civile, democratico di questa città. E poi perché questa sfida in qualche modo è lo sviluppo coerente di un'altra grande sfida che la nostra città aveva già raccolto, che è quella della candidatura a Capitale della Cultura 2022, un'altra sfida che ha avuto fortunatamente la possibilità di un percorso molto più lungo, molto più articolato, fatto di tanti appuntamenti di confronto, di condivisione, di elaborazione collegiale, e non a caso abbiamo voluto per la candidatura Capitale Italiana del Libro, recuperare un concetto, quello delle architetture, in particolare le architetture del sapere, proprio perché riteniamo che in una fase nuova della vita della nostra città ci sia la necessità veramente di ridefinire, riscrivere, ridisegnare una serie di architetture, che sono architetture di rete, che sono architetture urbane, che sono architetture digitali, che sono insomma architetture sia materiali che immateriali. E questa sera vorremmo in qualche modo iniziare, e sottolineo l'espressione iniziare, un percorso di cui questa sera in qualche modo vogliamo rappresentare la prima tappa, nel quale andremo a non solo approfondire, illustrare quelli che sono i contenuti e le proposte del dossier che ha portato la candidatura della nostra città, ma soprattutto vorremmo provare a declinare passo a passo una serie di proposte, di idee, di progetti, di suggestioni per provare anche ad uscire, se vogliamo, da alcuni perimetri e coinvolgere tutta la città, tutta la comunità in una riflessione sul futuro e sull'identità di Fano e non solo di alcuni servizi. Ovviamente questa sera partiremo ovviamente dalle proposte che riguardano la promozione del libro, della lettura, va da sé, ma lo vogliamo fare riprendendo le fila, appunto, come dicevo poco fa, anche dell'altro percorso che in qualche modo ha anticipato quello della candidatura Capitale Italiana del Libro, che è quella della Capitale della Cultura, che proprio ieri, peraltro, ha avuto un momento anche di restituzione e di ulteriore riflessione, che ha visto protagonista il sindaco che non a caso questa sera aprirà questo appuntamento e anticiperà poi la presentazione del dossier da parte di Ivan Antognozzi, project manager, che ci illustrerà per l'appunto le architetture del sapere, quindi il dossier che è stato presentato per la candidatura, e poi un laboratorio
che sarà sviluppato in una interlocuzione molto fluida con Antonella Agnoli, consulente bibliotecaria, ma nostra compagna di viaggio da diversi anni come presidente della Fondazione Federiciana, lo ricordo, e con Valeria Patrignani, che è la responsabile del nostro sistema bibliotecario comunale. Interloquiremo con quanti di voi in questi giorni si sono iscritti e hanno esplicitato l'interesse e il piacere di intervenire nella discussione di questa sera, che ovviamente riprenderemo e svilupperemo anche in altri appuntamenti nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi, perché per noi questa candidatura è un punto di partenza più che un punto di arrivo, e poi avremo modo nella prossima ora di declinare questo ragionamento. Ma al tempo stesso invito tutti a seguire la discussione di questa sera ed eventualmente nella chat della piattaforma Zoom indicarmi eventuali riflessioni, domande, quesiti, interrogativi che cercheremo nel corso di questo appuntamento di ovviamente recuperare per dare delle risposte o per aggiungere anche, se volete, altre riflessioni, altri interrogativi, e sicuramente per farne la base poi anche della discussione che andrà ad animare le prossime tappe di questo percorso che questa sera iniziamo insieme. Io non faccio altre considerazioni, preferisco rinviarle alla fine di questo primo step di discussione e di confronto, e darei subito la parola al sindaco Massimo Seri, perché penso che più di altri possa anche in qualche modo rappresentare anche plasticamente il link con quell'altro grande processo che la nostra città ha avviato e sta vivendo, che è quello della candidatura a Capitale della Cultura 2022, di cui la nostra candidatura a Capitale del Libro, come dicevo, è in qualche modo un logico e coerente sviluppo. Massimo. Sì, grazie Samuele. Alcune veloci considerazioni, ma parto proprio dalle conclusioni, dalle ultime frasi dell'assessore. Il 16 ottobre, come veniva ricordato, ci siamo candidati di corsa a questa nuova sfida, città capitale del libro, però ecco, mi piace sottolineare questo aspetto e lo voglio rimarcare, che non è stata una scelta improvvisata. È in qualche modo una tappa naturale, considerato tutto il percorso che abbiamo fatto a monte, che ha visto anche la candidatura a Capitale della Cultura, che fra l'altro lunedì vedrà l'espressione della commissione con i 10 finalisti. Ma come ho già detto in più occasioni, a prescindere da quello che sarà l'esito, per noi è stato un percorso partecipato molto importante e che sta già dando dei frutti significativi, e lo stiamo registrando sia dai coinvolgimenti, ma soprattutto sulla dinamicità e sul valore aggiunto che questa ha portato. Ma qual è l'elemento forte che ci ha portato, che ci ha fatto arrivare fin dove siamo oggi, cioè anche alla candidatura di Capitale del Libro? È proprio questo coinvolgimento, questo percorso partecipato che parte da lontano. Lo ricordavo anche ieri nell'incontro dove noi viviamo, abbiamo la fortuna di vivere una città attenta, vivace, creativa sotto l'aspetto culturale, ma soprattutto è una città molto partecipe. Questo stimolo è arrivato quando abbiamo deciso di fare un percorso partecipato con la riqualificazione del Sant'Arcangelo, dove abbiamo riempito una palestra per così raccogliere le indicazioni, i suggerimenti, le suggestioni, le narrazioni di come riempire quel contenitore culturale. Il percorso è proseguito con il piano strategico Orizzonte 2030 per arrivare a queste candidature, che sono legate fra loro. E se leggiamo il titolo, Architettura dell'umano, quella della Capitale della Cultura, Architettura del sapere, c'è un filo conduttore che lega l'uno all'altro. L'ispirazione viene proprio da questo, da un libro, il libro
De architettura di Vitruvio, un libro che ha più di 2000 anni di vita, ma che è di grande attualità, che fa riferimento alla città sostenibile, molto, che richiama anche tutti quegli aspetti richiamati anche nell'Agenda 2030, che sono il faro, il riferimento anche del nostro agire amministrativo quotidiano. Non è un caso che anche nei requisiti delle valutazioni, delle proposte, dei dossier, si fa un forte riferimento anche questo. Quindi il riferimento al rapporto armonioso tra l'uomo e la natura, l'uomo e la città dove si vive, il contesto che ti circonda, e parlando di architettura, lo ricordava, faceva riferimento molto preciso Samuele, proprio richiamando i tanti aspetti, sia materiali che immateriali. Ma vuole essere questa candidatura anche una strategia, perché poi rimane il dossier, che è un elaborato importante, rimane una strategia che chiamiamo una strategia per l'educazione e la formazione, la diffusione della lettura. È sotto gli occhi di tutti che la nostra città negli ultimi anni ha avuto una crescita straordinaria in questo senso. Spesso noi, quando parliamo per esempio del nostro sistema bibliotecario, in particolare quando facciamo riferimento alla biblioteca, la chiamiamo la seconda piazza della città, ma questo è un successo straordinario, merito della gestione, delle tante iniziative, ma della sensibilità che c'è anche nella città. Città che legge, che ci ha visti protagonisti ormai da due anni, con riconoscimenti anche importanti, non solo riconoscimenti anche dal Ministero, con anche contributi significativi, ma anche riconoscimenti in questo sistema che ci ha visti partecipi a diversi incontri nazionali assieme a partner molto importanti. C'è questo sistema, questo legame anche con la Federiciana, non dimentichiamolo, una biblioteca che nasce nel 1720. Ma poi c'è questa dinamicità, i festival, penso a Passaggi Festival, penso al Premio Letteraria, penso alle attività di tante associazioni che periodicamente, con costanza, organizzano eventi che vanno in questa direzione. E, però mi piace sottolineare un altro aspetto, che è sostanza. Questa candidatura è accompagnata anche dalla volontà di fare degli investimenti anche infrastrutturali che possono accompagnare questa vivacità e queste organizzazioni e iniziative che fanno riferimento anche al dossier. C'è una volontà e processi che sono già stati avviati, alcuni sono proprio i primi passi, altri in fase più avanzata, che si estendono anche non soltanto ai tradizionali luoghi a cui siamo abituati. Innanzitutto c'è questa volontà di ampliare la Federiciana. Come sapete tutti, stiamo lavorando per la riqualificazione di Palazzo Nolfi, per il trasferimento dell'Archivio di Stato ed estendere la struttura. Quindi non è un togliere spazi, ma è un aggiungere spazi per questo tipo di attività. Ma stiamo ragionando anche di estendere con una finalità diversa, ma legata a questo, legata ad esempio all'investimento importante che stiamo facendo al parco, alla riqualificazione della Casetta del Custode, dove pensiamo a delle attività legate anche a questo percorso, il recupero del vecchio hangar lì all'interno. Quindi c'è un percorso legato ad una valorizzazione immateriale delle nostre attività, la valorizzazione dell'esistente, l'estensione, ma anche accompagnarla con riferimenti infrastrutturali che in qualche modo chiudono il cerchio. Però la cosa importante, concludo, è questo mantenere questa partecipazione, che significa condivisione, significa contaminazione, che fa la differenza. Quindi anche, se avete notato, tante iniziative che abbiamo fatto anche per la candidatura alla capitale della cultura, ha visto sempre questo riferimento. Quindi nell'immaginario un tavolo orizzontale, costante e permanente, che possa far crescere, proseguire, ma soprattutto
mantenere anche questa presenza, perché un progetto è forte se è condiviso e vissuto veramente dalla realtà che lo vive e fa la differenza, e questo viene percepito anche dagli altri e diventa anche un elemento di valutazione anche per la commissione che è chiamata ad esaminare i dossier presentati. È chiaro che anche su questo le città che si sono create sono tantissime, a testimonianza del valore che assume anche questo riconoscimento, ma noi lo facciamo a pieno titolo perché abbiamo veramente un progetto ricco di contenuti, ma accompagnato da una forte condivisione e partecipazione della città tutta. Grazie al Sindaco anche per aver introdotto un elemento di riflessione importante che poi credo che andremo a sviluppare pienamente dopo l'illustrazione del dossier da parte di Ivan Antoniozzi, e cioè il valore strategico per l'appunto di questa candidatura con le coordinate, i progetti che porta con sé per una rivisitazione complessiva della città, anche nei suoi spazi di socialità, anche fuori dal perimetro del sistema bibliotecario. E credo che questo sia un elemento interessante che riusciremo anche in altri appuntamenti a far emergere e ad approfondire. Non anticipo nulla ovviamente in questo senso, e invece lascio la parola appunto a Ivan Antoniozzi per l'illustrazione del dossier che lo scorso 16 ottobre abbiamo depositato e col quale è partita la candidatura della nostra città. Salve, buonasera a tutti, ben trovati. Grazie Sindaco, grazie Assessore. Sì, il dossier, allora, architettura del sapere. Il dossier riporta il titolo di fatto di un capitolo del progetto di candidatura di Fano a capitale italiana della cultura. Ovviamente è una ripresa, ribadisco un concetto già detto, che ha un valore significativo. Stabilisce una strettissima coerenza tra questo e quello. Anzi, meglio forse va detto che il progetto di candidatura di Fano a capitale italiana del libro è un'emanazione, una elaborazione di dettaglio di una parte del progetto di candidatura di Fano a capitale italiana della cultura. Tutto quanto comunque sta dentro la stessa direttrice, cioè quella di investire sulla cultura come strumento di sviluppo sostenibile di questa città. Ecco, io faccio una nota, insomma, una premessa d'obbligo. Parlerò per enunciati, perché non voglio minimamente sottrarre tempo al dibattito. Abbiamo presentato questo appuntamento come laboratorio. Quindi a me interessa che definire massimamente le linee, la struttura del progetto, ma poi lasciare tutto il tempo al dibattito. E semmai sono disponibile a riferire ulteriori chiarimenti o dettagli laddove mi dovessero essere chiesti. Allora, ancora una nota a premessa. Questo non è un progetto che voglia qualificarsi come così, esercizio creativo, come aspirazione ideale su quali possano essere gli impatti del libro e della cultura su un contesto qualsiasi. Il progetto che abbiamo elaborato, l'abbiamo elaborato su specifici tratti e caratteri del nostro contesto cittadino. Sono dati derivati da un'analisi che ha fatta l'Università di Urbino, pubblicata nel 2016, e che si riferiva a un periodo di un ventennio, dal 1991 al 2015, quindi anche più di un ventennio. Ovviamente non starò a riferire i dati, tutti i dati di quel rapporto. Dico soltanto alcuni numeri che definiscono le questioni problematiche sulle quali il nostro progetto sicuramente vuole andare a impattare. Io mentre tratterò scorro di fatto le pagine del dossier. Allora, Fano in questo lasso di tempo ha visto un processo importante di invecchiamento della popolazione. E ha visto d'altra parte una crescita importante del numero di stranieri residenti, fra questi un 20%, sto parlando di 4.500 unità circa, giovani, e sui quali si registra un deficit importante dal punto di vista sia formativo che occupazionale. Un ulteriore fenomeno è quello della frammentazione delle forme familiari e anche quello della crescita significativa di persone sole.
Poi c'è un dato che mi ha abbastanza sorpreso, quello di 400 famiglie in condizioni di vulnerabilità. E poi c'è un problema sostanziale, generico, generalizzato, che non riguarda soltanto la città di Fano, che è quello della disoccupazione che monta con numeri abbastanza importanti, ovviamente, come sappiamo tutti, dal 2009 in avanti. Ecco, di fronte a queste questioni problematiche, diciamo così, però Fano ha un tessuto e un comparto associativo, un mondo associazionistico davvero, davvero fervido, vivace e anche numericamente molto importante. È uno strumento, la dico malamente, sul quale l'amministrazione ha anche investito molto per contenere questi fenomeni regressivi. Basti guardare al numero delle concessioni di patrocini, delle collaborazioni attivate fra questa amministrazione e il mondo associazionistico. Dico genericamente mondo associazionistico, ma invece devo puntualizzare il comparto del libro da lettura. Ecco, l'associazionismo operativo in questo settore ha un posto molto, molto importante, nella città di Fano. E nel mondo appunto dell'associazionismo. Quindi sto dicendo l'associazionismo relativo al libro, gli operatori del libro, per la promozione del libro e della lettura hanno un posto molto importante nel mondo associazionistico della città di Fano. Io vorrei condividere alcune immagini con voi in questa mia veloce presentazione, che poi sono nient'altro che le immagini che traggo dallo stesso dossier. Sono immagini che sono contenute nel documento che abbiamo presentato al MIBAC. Qui vedete chiaramente la densità degli operatori del libro e della lettura attivi a Fano. Ovviamente c'è una concentrazione nella parte centrale della città, ma ci sono anche istituzioni periferiche importanti. In questo mondo, in questo comparto, diciamo così, del libro e della lettura c'è un cardine fondamentale, privilegiato, che è la Mediateca Montanari. La Mediateca Montanari ha compiuto 10 anni, è un motore di produzione culturale, è un propulsore di cultura incardinato nel centro della città che di fatto ne ha cambiato i connotati. Io qui presento velocissimamente alcuni numeri. 400 persone al giorno la frequentano, 40.000 documenti prestati in un decennio. Sono cifre davvero ragguardevoli. Le attività, che qui ovviamente non dettaglio, molti di voi non solo le conoscono, ma ne sono attori, ne sono collaboratori. Le attività che la MEMO fa per la formazione, in collaborazione con la scuola, i gruppi di lettura che organizza, le rassegne che convoca, eccetera, eccetera. Potrei continuare, molti le conoscono, ma appunto qui do soltanto il titolo. Non è soltanto la Mediateca Montanari e la Federiciana il motore della promozione del libro e della lettura a Fano. Ci sono tutta un'altra serie di soggetti che io qui vado malamente a citare, che sono le altre biblioteche pubbliche. Parlo della Biblioteca Archivio Travaglini, delle biblioteche scolastiche, quella del Nolfi Apolloni del Torelli, quelle religiose, quindi quelle specialistiche, quella del Don Orione, quella del Monte Giove. Poi ci sono a Fano anche 8 librerie, si contano quante rassegne letterarie, 7 gruppi di lettura, 2 festival letterari. Ecco, insomma, sembra che dia i numeri, ma di fatto volevo semplicemente rappresentare un mondo che è vasto, è eterogeneo ed è davvero, davvero vivace. E per cui è evidente capire quanto questa candidatura risulti, trovi giustificazione, fondamento validissimo in un tessuto appunto già molto vivace, in un tessuto molto attivo. Quindi la candidatura va letta come esito quasi naturale, quasi a rendere conto e a puntualizzare, a ordinare un'attività vivacissima già in corso. Ecco, arriviamo a trattare però del progetto. Questo è uno schema che contiene la struttura attuale, l'ordine del progetto di candidatura. Al centro trovate gli obiettivi. Gli obiettivi qui sono raccontati in maniera diversa, ma
cioè proprio con altre parole, ma non fanno altro che mutuare e riprendere quelli della capitale italiana della cultura, del progetto di Fano capitale italiana della cultura. Semplicemente qui quegli stessi obiettivi vengono perseguiti con strumenti diversi, con strumenti parziali, forse appunto il libro a lettura, ma gli obiettivi sono gli stessi. E a loro volta questi obiettivi sono gli stessi del piano strategico. A definire, come diceva bene il sindaco prima, l'assessore, una continuità di un percorso che non ha soluzione di continuità appunto da qualche tempo a questa parte. Sono tappe diverse di un'unica strategia che mano a mano troverà compimento. Gli obiettivi li si vuole perseguire, ecco, gli obiettivi intanto sono quelli dell'innovazione, attrazione talenti e sviluppo economico. Quindi attraverso quello che si può creare nei percorsi di promozione del libro e della lettura, ecco, attraverso questi percorsi si possono anche creare situazioni di sviluppo economico. Dicevo, davo prima quei numeri che profilavano il carattere sociale e demografico della città. Ecco che la nostra candidatura vuole anche impattare su quelli, quindi ecco, coesione sociale e inclusione. E poi c'è un campo più ampio, quello della sostenibilità, che non è solo quello ambientale, la sostenibilità intesa anche come accessibilità. Ecco, questi obiettivi noi li vogliamo perseguire attraverso delle architetture che vanno intese come servizi, gruppi di servizi a favore della promozione della cultura e del libro. Li abbiamo qui tinteggiati con toni diversi, architetture di rete, architettura urbana e architettura digitale. Ecco, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Cominciamo dall'architettura urbana. L'architettura urbana riconosce l'importanza dei luoghi, lo accennava il sindaco. Oggi siamo nel mondo del digitale, riteniamo però, e su questo credo che Antonella Agnoli potrà dire tantissimo, che il luogo fisico di promozione del libro, della lettura, anche come luogo di aggregazione sociale, di aggregazione giovanile, può impattare tantissimo sulla vita di una comunità. Può funzionare benissimo come strumento di formazione privilegiato, preferenziale. E questo comune, questa amministrazione sta investendo tantissimo su luoghi. Non sto parlando in questo caso soltanto di quelli del libro, se penso appunto al rifacimento, alla riqualificazione del Pincio, alla riqualificazione della Sala Morganti, al ripristino della Rocca Malatestiana, al recupero della Corte Malatestiana, potrei continuare. Si è investito molto nei luoghi. In questo ambito, per quello che riguarda questo progetto di candidatura, ci sono tre interventi molto importanti. Uno è questo, lo citava di nuovo il sindaco, è quello della riqualificazione della Biblioteca Federiciana. Allora, qui non era più procrastinabile un intervento di rimodernamento degli equipaggiamenti, di messa in sicurezza di alcune porzioni della struttura, di rifacimento degli impianti. Ecco, di fronte a questa necessità di come farlo, è nato un dibattito che ha portato ad un progetto molto più ambizioso, quello di rivedere la struttura, di ampliarla, di destinare a biblioteca comparti oggi che servono per altre funzioni e impiantare dentro il cuore di Fano un altro grande, importantissimo, moderno polo di promozione culturale. Cosa vuole fare? Scusate, una cosa molto importante. A cosa tende questa amministrazione adesso? A replicare un sistema, un processo realizzativo che noi qui a Fano abbiamo già sperimentato e che è quello che ha portato al grandissimo successo dell'istituzione della realizzazione della Mediateca Montanari. Quindi si vuole anche qui tentare un coinvolgimento di privati. L'altro grande intervento, progetto che questa amministrazione non solo sta considerando perché ha già avviato, è quello della destinazione del vecchio hangar che insiste nell'area del campo di aviazione a polo culturale. Qui non mi limito alla lettura. Questo dovrà essere una sorta di bottega culturale, un laboratorio di idee dove si facciano cose insieme, dove si costruisca cultura insieme. Poi questo luogo può godere non solo di una struttura sicuramente da rimettere a posto, ma di spazi contigui, limitrofi,
che davvero possono ospitare facilmente, immagino qui, gli eventi festivalieri legati alla lettura. Poi c'è un altro luogo, però a carattere effimero, sul quale questa amministrazione vorrebbe investire e che propone come novità nell'ambito del progetto di candidatura. Sono le case di carta. Questo è un progetto proposto da un giovane architetto di Fano che si chiama Enrico Zampa. È una delle proposte più belle, insieme a altre, che sono arrivate da che prima di iniziare ad elaborare il progetto abbiamo voluto ascoltare e confrontarci con gli operatori del mondo del libro e della lettura. Ecco, Enrico presenta queste strutture che hanno un tempo limitato di resistenza. Sono strutture che contengono al loro interno delle gradinate, che contengono a loro volta dei libri. Fuori stanno delle vedute, o meglio delle visioni, che si può scegliere a seconda di dove vengono collocate. Qui dentro avviene un baratto di informazione culturale. Chi porta il libro, perché sono libri donati, potrà lasciare un messaggio che quel libro lo prende. È un luogo di aggregazione e di socializzazione sui generis, secondo me molto accattivante, secondo noi molto accattivante. Passiamo ritorno di sopra a questa slide, perché voi possiate avere sempre di fronte appunto lo schema del progetto in modo da orientarvi con più facilità. Ha parlato ora di architettura urbana. Ecco, l'architettura di rete è quell'altro sistema di servizi che con il progetto intendiamo attivare. Cosa sono le architetture di rete? Le architetture di rete non sono altro che un sistema di collaborazioni che vanno attivate. Un'articolazione di servizi che poggia sul potenziamento delle biblioteche comunali innanzitutto e cresce sulla saldatura di rapporti di collaborazione che abbiamo definito progressivi, cioè il primo ambito di collaborazione tra biblioteche e biblioteche. Poi queste architetture di rete si esplicano nella collaborazione fra biblioteche e librerie, poi fra biblioteche, librerie e festival, poi fra comparto del libro e della lettura e, diciamo così, il resto del mondo. Come si fa? Come si istituiscono queste collaborazioni? Fattivamente, in cosa si concretizzano? Innanzitutto il sistema bibliotecario comunale ha da espandersi e da includere anche le altre biblioteche che ho citato poc'anzi e che sono quelle oggi riconosciute nel catalogo online di Bibliomarche Nord. Il sistema bibliotecario comunale oggi è composto da Biblioteca Federiciana e Mediateca Montanari. Ecco, il sistema bibliotecario pubblico deve estendersi alle altre biblioteche cittadine e attivare sistemi e servizi e funzioni integrati, efficienti per la promozione del libro e della cultura. Una volta istituito il nuovo e creato il nuovo sistema bibliotecario urbano, il primo atto che dovremmo compiere, così diciamo nel progetto, è quello di acquistare nuovi libri, è anche un presupposto del bando, e darli ovviamente e consegnarli alla nuova rete di biblioteche organizzata, così come l'abbiamo organizzata. Biblioteche e librerie, altro ambito di collaborazione. Qui su cosa vorremmo poggiare, su cosa vorremmo saldare questa collaborazione? Anche su certi servizi digitali, come un'app che dovrebbe favorire il sistema di prestito e di vendita dei libri alla nostra comunità locale, e anche con un principio etico per cui distinguersi anche dai grandi distributori come Amazon o altri. Su questo magari è un dettaglio che potremo affrontare più avanti. Un altro strumento utile che serve a questa collaborazione è il Bibliobus. Un Bibliobus, ovvero una struttura semovente mobile che porta non solo i libri, ma i servizi bibliotecari nelle varie periferie della città. E anche questa sarebbe un'iniziativa co-organizzata sia dalle istituzioni pubbliche che dalle librerie private. Poi abbiamo un'altra architettura di rete, quella che chiamiamo un'altra
specie di collaborazione, quella tra biblioteche, librerie e festival. Di fatto questa qui è un'azione una tanto. Questo intervento determina il carattere spettacolare che comunque Fano, città capitale del libro 2021, ha da avere. È un festival che dovrebbe durare tutto l'anno, che poggia ovviamente sui servizi e sulle competenze del sistema bibliotecario e anche sui grandi festival di Fano, Letteraria e Passaggi. Non abbiamo qui neanche in sede di progetto, neanche in sede di dossier, dettagliato che cosa dovrà essere questo grande festival. Dovrà sicuramente anche quello scaturire da una collaborazione, da una partecipazione, da un processo collaborativo e partecipativo, di coprogettazione. Quindi qui l'abbiamo soltanto annunciato. Ancora, parlando di architettura e di rete, abbiamo detto che c'è un altro tipo di collaborazione più estesa, più larga, quella del comparto del libro e lettura e il resto del mondo. E qui che cosa si vuol fare? Faccio una premessa velocissima. Il bando presuppone che le attività che si presentano abbiano degli impatti importanti anche in funzione dei goal dell'Agenda 2030. C'è un bellissimo regesto, direi così, dell'IFLA, l'International Federation of Library Association, che riporta tutta una serie di interventi fatti per la promozione del libro e della lettura che impattano significativamente sui goal dell'Agenda 2030. Ecco, su questo modello noi vorremmo emanare un concorso, licenziare un concorso che dovrebbe vedere partecipare tanti pubblici della città per determinare azioni che poggiano sulla promozione del libro e della lettura e che vanno ad impattare sui goal, sui propositi dell'Agenda 2030. Un altro strumento di collaborazione tra mondo del libro e resto del mondo è Tuffati nella lettura. Questa è una curiosità, ma dà segno di che cosa potrebbe essere un rapporto tra comparto del libro e tra il comparto del libro della lettura e l'altra parte del mondo associazionistico. Tuffati nella lettura non è altro che la dotazione alla piscina comunale di un sistema che permetta l'ascolto del libro ai nuotatori attraverso particolari auricolari. Chi deve nuotare normalmente sta in acqua ore e ore, potrebbe ascoltare e avere il godimento dell'ascolto di un libro. Pronto che leggo è un altro servizio che attiveremo in questo ambito, e non è altro che un numero di telefono attivo 24 ore su 24 che risponde fornendo la lettura di un libro, di tratti di un libro, di spaccati di un'opera letteraria, e che potrà essere scelta secondo dei filtri, genere letterario, minuti che si hanno a disposizione, eccetera, eccetera. Passiamo all'ultima architettura, l'architettura digitale. Ecco, l'architettura digitale, vado molto veloce, prevede una formazione che debba essere fatta a chiunque si affacci al mondo digitale e attraverso questo voglio usufruire e fruire del piacere del libro e della lettura. Il laboratorio di digitalizzazione è un laboratorio che dovrebbe essere incardinato, che vorrà essere incardinato dentro il sistema bibliotecario urbano, dovrà servire tutto il territorio per la digitalizzazione dei repertori librari delle librerie locali. Il laboratorio di editoriale digitale, questa è una novità assoluta, questo è un luogo di sperimentazione avanguardistica. Cosa prevediamo qui dentro? Chi ha detto che la lettura debba essere soltanto quella cosa a cui siamo abituati da sempre? Oggi i nuovi device digitali potrebbero permettere non di ospitare gli stessi contenuti da leggere, ma rivedere proprio i sistemi di lettura. Faccio un esempio. Perché l'ebook non ha avuto tutto questo grande successo? Immediatamente sì, poi non è esploso, perché non ha fatto altro l'ebook che fornire un nuovo supporto ad un medesimo sistema di lettura. Perché non immaginiamo un'altra lettura, un'altra possibilità di lettura, aperta all'ipertestualità, alla tecnologia 3D, alla realtà aumentata, eccetera, eccetera. Ecco, queste cose le vorremmo sperimentare dentro questo laboratorio editoriale digitale. Campi sonori cosa sono? Sono, immaginiamoci, delle campane sonore posizionate in alcuni luoghi strategici di Fano, magari legati alla vita di qualche nostro autore locale,
e lì, magari seduti su una panchina, è possibile ascoltare spezzoni delle loro opere senza disturbare attorno, perché queste tecnologie permettono un sistema di fruizione audio assolutamente circoscritto e profilato. Fanno da leggere, sulla scorta di quello che ho appena detto, invece sono degli itinerari di scoperta letteraria di Fano, ovvero attraverso un'app è possibile girare per Fano e conoscerla attraverso suggestioni letterarie che verrebbero fruite attraverso questa nuova app. Mi fermo qui, ovviamente il dossier contiene il dettaglio di tutto quanto qui ho solo enunciato e tutta un'altra serie di capitoli accessori, di appendici funzionali con il cronoprogramma, un sistema di monitoraggio delle attività che vogliamo fare e il bilancio. Di tutto questo non parlo perché rimetto immediatamente la parola al dibattito. Grazie. Grazie Ivan, grazie anche di essere riuscito a fornire un quadro molto dettagliato e puntuale in pochissimo tempo e di essere stato puntualissimo anche nei tempi che ci siamo dati, perché come dicevo all'inizio vorremmo sfruttare questo primo passaggio di confronto proprio per dare la parola ai cittadini, nel vero senso della parola. E per questo passo subito, diciamo, questo compito ad Antonella e a Valeria per poter appunto sviluppare questo passaggio di confronto e su questo poi costruire anche le coordinate delle prossime tappe che già nelle settimane che verranno torneremo a proporvi per affrontare anche in maniera più specifica e se volete anche tematica alcuni degli aspetti che Antoniozzi ha appena illustrato. Prego Antonella. Buonasera a tutti, so che siamo in molti e questo mi riempie di gioia. Io stavo riflettendo sulla straordinarietà della partecipazione a questi due bandi. Io spero che li vinciamo entrambi, però nello stesso tempo sono convinta che sono stati e devono essere l'occasione per mettere veramente al centro della politica della città di Fano la cultura. Tra l'altro il coronavirus ha fatto capire quanto i luoghi della cultura sono importanti e forse mai come in questo momento in cui sono stati chiusi ci siamo resi conto dell'importanza che avevano. Prima forse non l'avevamo capito fino in fondo. Riaprirli non sarà facile. Questi mesi dobbiamo lavorare non solo per riaprirli, ma per ragionare insieme come riaprirli. Questi luoghi culturali, queste architetture hanno dimostrato che sono il vero tessuto, i veri elementi di coesione sociale di una città. Fano da questo punto di vista è veramente un'eccezione nel panorama italiano, da molti punti di vista, non li tocchiamo in questo momento, ma anche nel presentare la candidatura a capitale della cultura, l'accento è stato messo molto sui cittadini e sui turisti in quanto cittadini temporanei. Quindi l'investimento non è solo per il turismo e da questo punto di vista il coronavirus ci dice molte cose. Quindi noi dobbiamo investire nella città per far sì che chi vive in quella città stia sempre meglio in quella città. Tra l'altro è una città anche, come dire, non è una grande città, quindi ha tanti elementi interessanti. Il libro e la lettura. Da bibliotecaria non posso che continuare a pensare che sono elementi fondamentali, però io vorrei che tutti insieme riflettessimo, e qui anche Ivan ci dava dei dati, no, sulla complessità sociale anche della città di Fano, lavorassimo per aumentare i lettori. La lettura non significa solo piacere. Quando arrivi al piacere hai raggiunto
già un livello importante, no, nel tuo rapporto con il libro. La lettura deve aiutare i cittadini ad acquisire delle competenze, ad essere cittadini che partecipano democraticamente alla vita del paese. Vediamo, siamo circondati, pensiamo agli Stati Uniti, eccetera, da più che circondati, cioè, ci fanno capire quanto l'ignoranza rischia proprio di minare le fondamenta democratiche di un paese. Quindi il progetto che è stato presentato è un progetto interessante, ma credo che d'ora in avanti tutti insieme dobbiamo anche lavorare per capire come la Memo, la Federiciana, le panchine, la spiaggia, le piazze, i nuovi contenitori e luoghi, nuovi spazi che si trasformeranno in luoghi, devono diventare dei punti di riferimento per fasce sempre più larghe di popolazione. Per chi non entra in un luogo culturale perché non pensa che sia adatto a lui, perché non gli interessa. Qui pensiamo ai giovani, pensiamo a tanti anziani, pensiamo alle famiglie impoverite. Quindi io credo, e questo è la biblioteca sociale per me è sempre stato, per me personalmente, un punto importante, e mi piacerebbe che ragionassimo anche su questo. Quindi le prossime tappe che devono vedere i cittadini coinvolti molto di più, quindi non sono solo coinvolti nelle attività che la biblioteca fa, ma sono coinvolti nel pensare, nel riprogettare insieme tutti questi luoghi. Abbiamo bisogno di visioni, di competenze, competenze trasversali che solo l'insieme di chi vive a Fano può dare. Grazie, grazie Antonella, prendo io la parola e io credo che con questi interventi che andremo ad ascoltare, molte delle competenze, delle conoscenze, delle sensibilità della città, fin da ora riusciremo ad ascoltarle. E soprattutto io ringrazio tutti quelli che hanno dato una pronta adesione e mettendosi in gioco in questo laboratorio di partecipazione civica sulla lettura molto sperimentale, diverso da come sarebbe stato se fossimo stati appunto in un luogo, perché i luoghi sono molto importanti, è un luogo virtuale ed è importante perché comunque ci permette di continuare a ragionare insieme, ad incontrarci e quindi io credo che di sentire il calore di tutte le persone che comunque ci sono, perché siamo in tanti, come diceva Antonella, e vi ringrazio davvero tutti per essere qua. Noi ci organizzeremo così in questo laboratorio sperimentale di partecipazione. Sono 12 gli interventi che andremo ad ascoltare, sono 12 brevissimi interventi, perché poi avremo altro tempo per poter dialogare e confrontarci. Avremmo potuto accogliere anche altri interventi e abbiamo dovuto fare una selezione. Come ha detto l'assessore, nel frattempo se avete delle domande, se avete degli spunti da voler condividere, potete scrivere in chat. Chi andremo ad ascoltare adesso? Queste 12 persone che adesso intanto elenco, ma che poi ascolteremo a gruppi di 4, una volta finiti il primo gruppo, ci sarà un piccolo spazio temporale per poter magari fare una riflessione, rimandare, come dire, magari qualcuno degli interlocutori del tavolo può riprendere la parola, magari per sottolineare oppure per dare anche una breve risposta a quelle che saranno le sollecitazioni dei nostri cittadini, dei nostri ospiti. Allora, elenco velocemente i nostri interlocutori: saranno Andrea Angelucci, Agnese Giacomoni, Rita Pierini, Federica Savini, Cinzia Carloncini, Roberta Vagnini, Alessandra Palazzo, Paola Stolfa, Dino Zacchilli, Marco Florio, Roberto Busca e Marta Guido, proprio nell'ordine in cui li sentirete.
Vi presento i primi quattro, a cui che chiedo già di mettersi pronti con il microfono per poter partire. Sentiremo adesso, come dire, riflessioni di Andrea Angelucci, che rappresenta il mondo delle associazioni culturali, Circolo Bianchini, quindi non sto a dirvi chi sono e chi è Andrea Angelucci, noi fanesi lo sappiamo benissimo. Agnese Giacomoni per seconda, invece, che adesso conoscete molto meglio perché da poco, da quando c'è la nuova amministrazione, è anche presidente della Commissione Cultura del Consiglio Comunale di Fano. Poi la parola andrà a Rita Pierini, che è la nostra neopresidente dell'Associazione Amici delle Biblioteche di Fano, e quarta di questo primo gruppo sarà Federica Savini, il nostro editore, la nostra casa editrice di Fano, che insomma di cui siamo molto orgogliosi. Darei subito la parola ad Andrea Angelucci. Ciascuno di loro, come dire, ha avuto una sorta di mandato apertissimo per portare una loro riflessione, una domanda, portare delle considerazioni su questa esperienza che è molto ricca, complessa, che vede tanti momenti diversi e che ci ha portato alla candidatura a Capitale Italiano del Libro. Andrea Angelucci? Sì, mi sentite? Sì, prego. Okay. Bene, grazie Valeria, e anche volevo fare complimenti a Ivan, all'amministrazione, al sistema bibliotecario, perché questo progetto mi sembra molto articolato e valido. Io, per essere sintetico, ecco, mi riadaccerei all'intervento di Antonella, su cui mi trovo in sintonia, cioè procedendo anche qui, diciamo, quasi per slogan. È chiaro che ci inoltriamo in un momento, in cui, in un'epoca in cui anche dopo la pandemia ci sarà sempre più bisogno di luoghi di calma, di meditazione e di contatto con la natura. Questo è in generale, questo mi sembra il trend, insomma, non si limita alla nostra città. Bene, in questo, ecco, in effetti è importante il movimento di andare verso i giovani, verso le persone, insomma, di tutte le età. Quindi io ipotizzerei, accentuando poi delle cose che ci sono già in questo progetto, che ho visto, no? Che è molto buono, cioè accentuerei questo movimento cercando di creare, e questo mi pare che diceva anche Antonella, molti spazi in cui la persona, anche magari battendoci, sì, disseminati nella città, trovi un ambiente e un'offerta di lettura. Su questo, mi ricordo, ne avevo parlato anche con il sindaco, avevamo un po' elaborato insieme, potrebbe anche entrare il discorso della musica, cioè potrebbero essere ambienti con una musica ambient ben scelta, ben curata, che allo stesso tempo possano offrire una comodità, una situazione in cui la persona può leggere, può rilassarsi, quindi anche un arredo fatto bene, con piante, possono essere i cortili interni di palazzi storici o locali, insomma si può individuare, quindi la persona arriva in questa situazione, vede delle belle piante, una situazione invitante, comoda, trova magari non dei libri, ma degli estratti, dei singoli capitoli di libri, magari anche se ancora c'è un problema igienico in cellofanati, può essere un capitolo di un libro di Fabio Tombari, può essere un libro di un autore diverso, un classico, un moderno, eccetera, degli estratti scelti in maniera oculata che facilmente sono leggibili, sono abbordabili. Oltre a questo, io insisterei, come ho fatto quando ci siamo visti poi alla biblioteca, sul fatto che poi anche compreso pure ho visto, della lettura alta voce, cioè creerei anche delle occasioni in cui degli lettori professionisti, degli attori, magari proprio in questi stessi luoghi, fanno delle performance, magari quegli stessi capitoli li leggono, e anche questo potrebbe essere un buon modo di invitare alla lettura. Dall'altra parte, Andrea,
Sì, è troppo. Siamo già fuori, scusami, ma mi hanno chiesto di essere feroce. E se comincio ad essere buona con il primo, non no, potremo. Secondo, creerei un team di giovani, giovanissime, che curano Instagram, la comunicazione su questo aspetto, quindi la loro generazione. Quindi, eccetera, eccetera. Giovani, diffusione, sì, la natura, il verde, sono parole che sicuramente ascolteremo ancora. Do la parola ad Agnese Giacomoni, presidente della Commissione Cultura. Grazie, grazie Valeria, grazie a voi tutti. Anche io mi unisco ai complimenti per questo dossier. Che la magia ci contagi, questo è il titolo di questo mio brevissimo intervento e anche l'augurio, insomma, per questa candidatura, per questo progetto di candidatura a cui, insomma, la città si accinge. Diceva Albert Einstein che la logica ci porta da A a B. L'immaginazione ci porta ovunque. Ebbene, i libri e le biblioteche, a mio avviso, in qualsiasi forma, in forma cartacea o digitale che siano, sono lo strumento principe su cui viaggia la nostra immaginazione. Attraverso i libri si realizza una magia, quella che non trovo altro termine per descrivere quello che i libri possono produrre. Una magia che è contagiosa, una magia che è forse il più bel contagio del mondo. Uso questa metafora ovviamente perché in questo periodo è abbastanza efficace. I libri oggi, naturalmente, grazie anche ai nuovi mezzi digitali, hanno una forza dilagante, una forza che è virale, si potrebbe dire, e che noi, ovviamente parlo da persona che comunque si occupa anche della vita politica di questa città, dell'aspetto amministrativo, diciamo, su cui abbiamo il compito di investire al massimo. Dobbiamo fare veramente il contrario rispetto a quello che facciamo con il virus. Se con il virus cerchiamo di chiudere, di arginare, con la lettura e con i libri dovremmo invece aprire, dovremmo tenere aperte le biblioteche, esagero, H24, tutto l'anno. Insomma, dovrebbero essere luoghi sempre aperti, sempre fruibili da parte della cittadinanza. Dovremmo dislocare, ecco, dovremmo aprire anche in una dimensione periferica, come già è stato molto ben evidenziato anche nell'esposizione di Ivan, alle periferie. Le periferie hanno un bisogno vitale che i libri e i luoghi di lettura o occasioni anche creative, nuove, originali, in cui poter fruire la cultura possano appunto essere ivi collocati nella consapevolezza, naturalmente, che i libri possono curare e addirittura possono anche salvare delle vite. Possono salvare delle vite in situazioni di difficoltà e di disagio. Ovviamente bisogna cercare di sfruttare al massimo il digitale. Quel digitale, ecco perché dobbiamo investire tanto in cultura, non solo per aprire i luoghi della cultura H24. Agnese, scusa, chiudi. Ok, chiudo. Per aprire i libri, per aprire le biblioteche H24, per portarli in periferia, per investire sul digitale, perché naturalmente appunto la lettura può curare i nostri malanni, la cultura può curare i nostri malanni nella consapevolezza, come diceva il grande Pavese, che grazie. Ovviamente chi ama i libri non ama gli uomini, o è un fatuo o è un dannato, e la vita ha una centralità rispetto ai libri. Grazie Agnese, io mi dispiaccio di dovervi tagliare, ma dobbiamo andare avanti, abbiamo davvero poco tempo, ma state dicendo delle cose bellissime. Rita Pierini, presidente dell'Associazione Amici delle Biblioteche. Sì, sinteticissima, Rita. Cercherò. Buonasera a tutti. Io mi chiamo Rita Pierini, non so se per chi non mi conosce, sono stata per 40 anni educatrice in un nido comunale di Fano e per gli ultimi 2 anni ho collaborato nelle 2 biblioteche di Fano. Ora coordino l'Associazione Amici delle Biblioteche, anzi saluto tutti quanti, tutti i miei amici, siamo un centinaio, ma speriamo di essere sempre di più. Siamo utenti volontari, sosteniamo le biblioteche nei loro eventi e nei corsi, incontri, laboratori e vari progetti, con lo scopo di promuovere il piacere alla lettura.
Soffermandomi proprio sulla parola lettura, direi di fare alcune riflessioni e propongo di farcele tutti. Quando i bambini, perché è da lì che si comincia, dai bambini molto piccoli, io avevo la fascia 0-3 anni, e ragazzi e adulti sanno apprezzare un libro, sanno guardarlo nelle sue tante sfumature e quanti, insomma, amano leggere, quanto e come si può salvare la lettura, quanto per la nostra comunità è importante la promozione alla lettura, come si può diffondere l'utilità e il piacere alla lettura, sono un po' ripetitiva. Distribuire libri è importante, ma diffondere e far capire l'utilità della lettura lo è molto di più. Questa candidatura a Fano Capitale del Libro 2021 ci deve far riflettere su una storia che a Fano c'è già da molti anni, ma questa è un'ulteriore opportunità che non possiamo perdere. Saremo capaci di avere questo ruolo di divulgatori della lettura? Le biblioteche e le scuole sono sicuramente luoghi strategici per portare avanti questo ruolo, ma tutta la città, nei suoi tanti spazi sociali chiusi e aperti, deve contribuire a supportare diverse iniziative, perfezionare e continuare le tante già intraprese fino prima dell'emergenza. Poi è cambiato un po' tutto. Fano, con le sue biblioteche, ricordiamocelo, possiede un patrimonio e chiediamoci quanti ne sono consapevoli di questo patrimonio fra bambini, giovani e cittadini tutti. Ecco, secondo me bisognerebbe partire dal formare questa consapevolezza e, parlando di architetture, finisco, questa potrebbe essere il fondamento. Grazie Rita. Allora, per chiudere la prima sessione e do la parola ad Aras Edizioni, quindi Federica Savini. Sì, ciao, ciao a tutti, buonasera a tutti. Io volevo soffermare l'attenzione su quale sapere. Vengo dalla pubblicazione di alcuni titoli che si sono interrogati sul ruolo della cultura in epoca, diciamo, di pandemia e pre e post, diciamo, pandemia, quindi anche sul futuro della cultura e sul valore della lettura e del libro. Alla luce anche di queste, diciamo, recenti pubblicazioni che indagano un tema che è poi, diciamo, ormai un tema veramente ampio e di cui si è scritto tantissimo, io pongo questo quesito: quale che tipo di architettura del sapere noi vogliamo diffondere nella nostra città, nella città di Fano? Ci sono iniziative di architettura del sapere legate al sapere come intrattenimento, ma il sapere è anche un sapere più profondo, penso appunto quello delle biblioteche, degli archivi, dei centri di ricerca. Quindi uno, quale tipo di sapere? Va benissimo il sapere dell'intrattenimento, però è necessario a mio avviso andare in una direzione che sì, può partire da qui, ma che deve essere progettata altrove. E questo mi porta ad un'idea sulla quale, insomma, mi sono anche confrontata con alcuni dei miei autori, dei collaboratori più attivi della casa editrice, e capire che tipo di cultura. Ce ne vogliamo fare una cultura per tutti o una cultura di tutti? Cioè, la cultura di tutti è la cultura dove noi dobbiamo interrogarci non solo su quale cultura, ma su chi la deve fare quella cultura. Quindi io da una parte dissento sulla cultura dei professionisti. La cultura deve essere, i protagonisti di questa cultura, di questa rete che noi vogliamo andare a creare, devono essere tutti. Tutti, cioè tutti i cittadini devono diventare protagonisti, non solo noi che siamo già dentro e che ci possiamo, passatemi il termine un po' così provocatorio, riempire la bocca sul piacere della lettura, perché noi tutti fondamentalmente, se siamo qui, probabilmente siamo chi più chi meno lettori, ma il problema è coinvolgere chi non è protagonista della lettura e della lettura e della cultura, e quindi creare una cultura di tutti, andando a pescare
nella cittadinanza, a partire soprattutto dai giovani, perché se pensiamo, e qui chiudo, che il primo luogo della lettura è la famiglia, un bambino che vede un genitore leggere, probabilmente una famiglia in cui si legge probabilmente crescerà figli, probabilmente, quindi non è neanche detto che leggeranno nel futuro e quindi saranno adulti sicuramente più consapevoli. Però bisogna arrivare a coinvolgere, appunto, ad avere una cultura di tutti e riuscire ad entrare anche nelle famiglie, in tutte quelle, diciamo, assolutamente, fasce di cittadinanza, certo, che non è professionista della cultura. E deve essere attiva, non passiva, non ricevere queste iniziative, farle queste iniziative. Giusto, mi sembra un'ottima provocazione e vedo delle mani alzate con delle vittoria. Allora, non so, questa è la prima tornata delle quattro riflessioni che ci hanno portato Andrea Angelucci, Agnese Giacomoni, Rita Pierini e Federica Savini, che ringrazio, e hanno parlato di giovani, di musica, di verde, di magia, di immaginazione, di cura, di amore per la lettura, di bambini, di famiglie, di quale cultura per tutti, di tutti. Non so se qualcuno dei nostri interlocutori e organizzatori vuole chiudere, insomma, con una riflessione questa prima tranche di domande e suggestioni, se no io continuerei con Cinzia Carloncini, Roberta Vagnini, Alessandra Palazzo e Paola Stolfa. Cinzia Carloncini è la prima che parla di questo secondo gruppo, è una compagna di strada, in questo contesto rappresenta l'ENSE, quindi l'Ente Nazionale Sordi. Con loro abbiamo fatto una bellissima esperienza che si è conclusa da poco. Cinzia, mi senti? Riesci a... Okay, sì, grazie a te. Valeria. Allora, sì, sono referente per l'area culturale dell'ENS della provincia di Pesaro Urbino. E questa candidatura per me è proprio un'occasione importante. Prima abbiamo sentito che è un valore poter coinvolgere più persone possibili. Negli ultimi anni le persone sorde con disabilità sensoriali hanno aumentato il loro livello culturale e la formazione è sempre, diciamo, in miglioramento. Quindi questo appassionarsi alla lettura, questa possibilità di sfruttare questa candidatura in modo da poter coinvolgere anche queste persone in progetti culturali, e perché possano entrare subito in contatto con un mondo che di solito non riescono ad avvicinare facilmente. Io penso magari alla possibilità magari di qualche data, qualche incontro con le possibilità più ampie, inclusive. Quindi grazie alla tecnologia, come posso seguire io stasera questo incontro, grazie ai sottotitoli, perché sono sorda anch'io. Anche queste persone possono in futuro avvicinarsi a questi ambienti culturali, biblioteche e tutti gli attori coinvolti, le associazioni di cui si parlava prima nel dossier della candidatura. E veramente ringrazio il Comune e la biblioteca per questo lavoro e per questa proposta. Speriamo di lavorare sempre di più in questa direzione. Grazie. Grazie. È importante il messaggio di Cinzia, la parola inclusione è una parola fondamentale. La parola quindi adesso invece la porgo a Roberta Vagnini, docente del Liceo Torelli, che parla in qualità di referente della biblioteca del Liceo Torelli. Roberta. Buonasera a tutti. Mi sentite? Sì? Ah, no, forse no. Sì, sì, ti sentiamo benissimo. Forse chiuso. Ripetere l'esperienza del nostro istituto, ma penso di dare voce alle biblioteche scolastiche. Prima nella mappa che ha mostrato Ivan, ne ho contate più di 15
e quindi è una realtà importante quella delle biblioteche scolastiche. Secondo me, non penso di essere sola a condividere questo pensiero, una realtà un po' polverosa, spesso non dico dimenticata, ma sicuramente non valorizzata. Quindi il mio pensiero è anche quello del mio collega Mauro Isacco, che condivide con me il ruolo di responsabile da quest'anno della nostra piccola biblioteca, è proprio quello, insomma, di riflettere su quello che concretamente possono fare le biblioteche scolastiche anche nell'ambito di questa proposta così stimolante che è la candidatura di Fano al libro della lettura. Siamo convinti che bisogna aprirsi per non morire, bisogna aprirsi alla cittadinanza, bisogna appunto entrare in rete e la nostra scuola ci sta provando, la biblioteca della nostra scuola ci sta provando, ma ancor prima siamo convinti che gli studenti debbano sentire, sono loro la prima utenza, devono sentire questo luogo come un luogo vivo, un luogo in cui veramente possano stare bene, vivere insomma questi luoghi come una risorsa. E a proposito, grazie ai nostri colleghi che negli anni si sono molto spesi per la biblioteca, parlo della nostra esperienza a questo punto, noi abbiamo vinto un bando, biblioteche innovative, e quindi abbiamo veramente potuto riqualificare gli spazi, rendere la biblioteca un luogo piacevole, e soprattutto, mi interessa dire che è la più propositiva, pensa del mio intervento, è poter fornire, noi siamo un liceo scientifico e il collega che i colleghi, anzi, di area scientifica che si sono occupati di questo progetto di riqualificazione hanno pensato bene di potenziare la presenza della sezione di libri, della sezione scientifica. E pensiamo che aprirci alla città potrebbe essere anche questo. Noi, come polo scientifico, altri istituti con le loro caratteristiche appunto di indirizzo, potrebbero offrire alla cittadinanza la possibilità di consultazione di prestito di testi specialistici, per esempio, non di testi. Esatto. Quindi, ecco, questa è una cosa. E per quel che riguarda gli studenti, noi cerchiamo di fare qualcosa, piccole cose, c'è un progetto che ancora non è partito a causa pandemia, ma che insomma cerca di stimolare, non voglio essere lunga, ma certamente vogliamo fare vivere questa realtà. E penso che come noi, anche altre scuole, il problema sono sempre le risorse umane, ma non solo quelle, essere inseriti in rete è fondamentale, quindi speriamo insomma che questo sia il nostro futuro e anche di altre biblioteche scolastiche. Grazie Roberta. La rete è fondamentale, ed aprirsi, credo che voi l'abbiate già dimostrato, e anche altre scuole, penso al Nolfi, penso al Battisti, insomma tante scuole che davvero stanno lavorando tantissimo sulle biblioteche scolastiche, creando una nuova prospettiva per la città, non solo per la scuola e gli studenti e i docenti, una nuova prospettiva per la città. A questo punto è arrivato il turno di Alessandra Palazzo, invece, che è una nostra assidua utente, come poi tutti voi, ma che definirei una lettrice, appassionata, scrittrice, ma lettrice, la definirei solo così. E quindi a te la parola, Alessandra, che ha già contribuito, tra l'altro, in modo cospicuo, con varie idee, anche il 28 nel settembre scorso. Alessandra Palazzo. Allora, buonasera a tutti, intanto grazie Valeria a tutti voi per questa opportunità, sento che per me è un privilegio. Allora, intanto vorrei dire che mi appoggio all'intervento della dottoressa Savini, perché ho condiviso tutto, ogni parola che ha espresso, e tra l'altro l'intervento che avevo pensato, ecco, è proprio in sintonia con il suo. In realtà io credo che una fascia di lettori che andrebbe coinvolta in maniera molto urgente sia quella dei ragazzi in particolare, i ragazzi della scuola media. Quindi secondo me bisognerebbe trovare il modo di coinvolgerli in maniera proprio attiva, cioè intanto di dimostrare che c'è per loro un interesse specifico, farli sentire proprio, come dire, destinatari di un interesse, e già questo credo che da un punto di vista umano sia gratificante. Ma ancora in modo più specifico, in questo, diciamo, reading circle, no, della lettura, bisognerebbe indagare in modo più approfondito su quelli che sono i loro interessi. In base a questi interessi, fornire loro delle proposte di lettura e a questo punto coinvolgerli perché siano loro promotori di iniziative creative in merito alla lettura. Quindi che non siano solo fruitori, no, della lettura, ma si inventino poi delle attività
legate alle letture che condividono. Credo che sarebbe un modo, diciamo, offrirgli questa opportunità anche di dare pratica alla lettura, sarebbe un modo per loro stimolante. Ecco, quindi se i ragazzi sono legati ai contenuti sull'ambiente, per esempio, letture sull'ambiente, potrebbero inventarsi delle attività legate all'ambiente, o lo sport, o piuttosto che la musica, insomma, tutto ciò che è cultura, che li interessa. Il libro diventa stimolo iniziale per, diciamo, creare ulteriori attività. Sarebbe un modo, secondo me, ecco, ancora più coinvolgente per loro, per farli sentire proprio promotori, anche protagonisti della promozione culturale. Quindi non più essere protagonisti, i ragazzi, è sicuramente importante. In maniera diretta, quindi proprio ingegnarsi su delle attività creative da svolgere, non fruitori soltanto, proprio. No. Perché maturino anche un senso di responsabilità rispetto, no, alla promozione culturale. Grazie. Grazie Alessandra. E a questo punto il turno è di Paola Stolfa. Paola Stolfa, la conoscete credo tutti, è la responsabile del progetto di Fano Città delle Bambine e dei Bambini. Mi raccomando, non spaventarci con questo schema perché hai 2 minuti di tempo, L'ho messo apposta così non lo racconto, lo vedete. Ecco, dire. Così leggete intanto. Ma sì. Io devo dire che sono stati interventi tutti interessanti e mi vorrei rilacciare un po' a tutti perché i temi poi sono, no, comuni e condivisi. Questo è il master plan del progetto del quartiere a misura di bambino. Come volevo solo partire da questo, un'osservazione, una riflessione sul fatto che la cultura, in particolare le occasioni di lettura anche condivisa, possono essere occasioni e parti di un processo di riqualificazione e rigenerazione urbana. Questo master plan ovviamente è un progetto integrato che riguarda anche la riqualificazione di spazi di qualsiasi natura, ma c'è una parte molto importante che riguarda la socialità, all'interno della quale troviamo appunto la riqualificazione di spazi per incontrarsi tra le persone, per anche leggere e fare altre iniziative, quindi di ristabilire quelle relazioni sociali che un po' si sono perse. Il quartiere è quello di Sant'Orso, molti di voi lo conosceranno, tanto per stare in tema, lo diceva anche l'assessore Mascarin sulla riqualificazione degli spazi, ma anche Antonella Agnoli, rispetto a quali spazi e quali cittadini coinvolgere, questo progetto è parte dai bambini, dalle esigenze dei bambini, ma poi è rivolto a tutti i cittadini. Queste parti qui, quindi la piccola free library e book crossing che abbiamo installato nell'area verde intorno alla piazza di Sant'Orso, dove i bambini possono andare a prendere dei libri, eccetera. La biblioteca che si affaccia sulla piazza, la biblioteca Staccia Minaccia, che sta facendo delle attività di lettura condivisa con dei piccoli gruppi di bambini, molto interessante. A 50 metri c'è il centro anziani che noi volevamo coinvolgere nella lettura insieme ai bambini. Sono tutti aspetti che secondo me, e a 50 metri dall'altro lato della piazza c'è la scuola primaria che ha una biblioteca scolastica. Quindi come vedete sono tutti luoghi e spazi che offrono opportunità ai cittadini. Ovviamente questo è un processo che all'inizio va gestito, va promosso, va sostenuto dagli operatori e comunque da noi che andiamo a realizzare questi piccoli spazi dedicati, però se ci pensate questa è una piccola rete in miniatura di quello, esatto, che si sta facendo, sì, no? Infatti, di soggetti e di luoghi, che possono offrire a partire dai bambini ma poi a tutti i cittadini questo tipo di cose. Grazie Paola. Questo va nella direzione della sostenibilità e dobbiamo gestirlo in modo che possa diventare un modello da diffondere in tutti i quartieri. Okay? Grazie. Sinteticissima, okay. Molto brava, sei stata dentro 2 minuti. Allora io direi che possiamo andare avanti con gli ultimi 4 interventi, anche perché ci avviciniamo alla chiusura dell'incontro e per mantenere tutti qui ad ascoltare le conclusioni mi piacerebbe insomma arrivare in tempo. Adesso è il turno di Dino Zacchilli. Dino Zacchilli, che anche lui è notissimo in città per anni, si è occupato di cultura, ma ancora lo fa, è diciamo riferimento per il Centro Studi Vitruviani e tante altre cose. A te subito la parola, Dino.
Grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito, ho ascoltato con grande interesse, per me era la prima volta, il progetto di candidatura, lo trovo molto articolato, stimolante, anche ambizioso e spero che possa vedere, diciamo, delle prospettive. Sì, io ovviamente mi occupo, presiedo il Centro Studi Vitruviani e ci occupiamo di un libro, sostanzialmente. E di un libro particolare, come sapete, il De Architettura, che se diciamo il sapere è un'architettura, sicuramente il De Architettura ne è una pietra d'angolo, una testata d'angolo. E io l'ho sempre letto come una originalissima lettera indirizzata al potere, dove l'umile Vitruvio consiglia Augusto, l'imperatore, su come e dove costruire le città, sul rispetto del paesaggio, l'equilibrio tra uomo e natura. Gli dice che deve privilegiare la città pubblica rispetto alla città privata. Gli insegna che la bellezza e l'armonia del costruito genera benessere e felicità dei cittadini, ma soprattutto dice una cosa, il sapere è più importante della ricchezza. Ora, siccome su questi valori, su questi principi, è stata innervata anche la candidatura di Fano a capitale della cultura, io credo che sia un riferimento coerente a tutto il dossier che questa sera è stato presentato. Nello specifico vorrei così sottolineare una cosa che è stata già anticipata, mi pare, dalla responsabile delle edizioni Aras, quando ha parlato, ecco, del rapporto che c'è della lettura che va diffuso anche a livello, diciamo così, sociale più ampio possibile. È vero che la cultura è un fatto sociale, ma la lettura molto spesso è anche un fatto personale, privato. E io credo, parlando di architettura e del sapere, se una casa per stare in piedi ha bisogno almeno di quattro pilastri, io credo che ce ne sia un quinto indispensabile, e cioè una biblioteca familiare in qualche modo, no? Il quinto pilastro, perché quattro fanno una casa, con il quinto si creano le condizioni per creare una comunità familiare capace di sviluppare pensiero critico e democrazia. Ora, Dino, ti devo tagliare. Nella città di Fano ci sono 20.000 famiglie. Bene. L'idea di lavorare anche sulle biblioteche familiari. Grazie. E avremo modo di riprendere questo concetto e questa idea. Marco Florio invece rappresenta, diciamo, la parte anche dello spettacolo, in molti di voi lo conosceranno perché è legato a vari momenti teatrali e anche al teatro, ma in questo momento è qui soprattutto per la sua esperienza anche legata alla promozione della lettura e della poesia. Marco, due minuti al Benissimo. Massimo. Riporto un'esperienza di qualche anno fa, non parlerò di quella di quest'estate con la stanza della poesia, interessantissima. Qualche anno fa, patrocinati dall'assessorato alla cultura, creammo la banda del libro, quattro attori che andavano in giro nei quartieri, nelle periferie di Fano, a leggere libri e raccontare storie ai bambini. E un'esperienza interessantissima durante l'estate. Poi, sempre nello stesso periodo, abbiamo letto libri nei cortili, nei palazzi, nelle scuole, 6 ore di lettura dell'Idiota, di Dostoevsky, il Moby Dick, Proust, La ricerca del tempo perduto. Tutte letture fatte con attori professionisti. Qualcuno ci ha rimproverato che era una cosa di nicchia, ma tante nicchie creano un bel prato, tanti fili d'erba creano una bella prateria, insomma. E comunque nicchia, se parliamo di nicchia, anche il teatro è una nicchia, la lirica è una nicchia, eccetera. Però sono tutte cose fondamentali e necessarie. Quindi, questo aspetto mi piacerebbe che fosse preso in considerazione e rivisto, riproposto, eccetera. Un altro aspetto importante che mi interessava moltissimo, io faccio i laboratori nelle scuole teatrali, è una cosa che noto
non me ne vogliano le insegnanti che sono qui presenti, eccetera, che molto spesso i ragazzi non sanno leggere, fanno fatica, eccetera. E quindi penso che entrare nelle scuole con... già si fa questo, in gran parte, soprattutto nei licei, eccetera. Però intervenire tramite l'amministrazione, tramite la mediateca, eccetera, e imparare, insegnare, leggere, eccetera, è importantissimo. Saper dire, saper esprimersi, saper parlare non è importante solo per la scuola, è importante nella vita, fare un dialogo per un lavoro, discutere, fare la dichiarazione alla propria fidanzata, eccetera. La voce ti rappresenta, la tua voce dice quello che sei. La voce è come il viso, esprime le emozioni, i tuoi sentimenti. Quindi io credo che la lettura, interpretare, leggere, saper leggere, saper dire è importantissimo. Quindi, grazie Marco. Credo che sia l'occasione anche per mettere in evidenza questi aspetti e fare queste iniziative. Grazie mille. Allora, continuiamo invece con Roberto Mbusca e poi Marta Guido. Dovete essere i più bravi di tutti perché il tempo davvero stringe, non me ne vogliate. Ma Roberto Busca, funzionario del Comune di Fano, un collega, si è occupato e si continua ad occupare tanto di giovani. Avete parlato tanto di giovani, fortunatamente. E, Roberto, adesso anche servizi educativi, a te la parola. Grazie Valeria. Il tema, mi sentite? Sì. Ok. Il tema su cui mi voglio così soffermare un attimo è il tema della contaminazione che ha accennato Ivan nell'introduzione. Cioè, io ho lavorato nel sociale, soprattutto con giovani adolescenti, per molti anni e quello di cui mi sono reso conto è che è importante che se si vuole portare avanti un progetto educativo per i giovani, questo sia condiviso dalla comunità, perché tutta la comunità composta da tutte le sue componenti, diventi un sistema educativo che in qualche modo permei un territorio e mandi un messaggio in qualche modo integrato, no? Lo stesso, uniforme. Così penso che questo modello possa essere trasferito sul mondo del libro e quindi della cultura in genere, ma del libro in particolare, cercando di coinvolgere tutte le componenti sociali di un territorio, anche quelle improbabili, contaminando anche quei luoghi che noi pensiamo che non siano necessariamente dedicati alla lettura. Penso ai ristoranti, penso ai bar, penso ai negozi, dove comunque una presenza di questo strumento, il libro, può essere comunque una presenza che tende, diciamo, a dare un messaggio uniforme di tutto un territorio che pensa al libro. E quindi in qualche maniera chi cresce dentro questa realtà rimane colpito, permeato, viene in qualche maniera, diciamo così, stimolato, sensibilizzato rispetto a tutto questo. Tutto questo vuol dire, poi concludo brevemente perché è solo un accenno il mio, vuol dire naturalmente un grosso lavoro di concertazione, un grosso lavoro di dialogo, di mediazione con tutto il territorio e con tutte le realtà che lo compongono, per poter comunque far capire il valore di questa proposta che ritorna a tutti, ma anche i vantaggi di questa proposta, che sono anche i vantaggi che possono tornare in termini economici, perché la cultura, come sappiamo, è anche economia. Grazie, bravissimo, e grazie per questa parola, contaminazione e concertazione, due parole importanti. E chiudiamo con Marta Guido. Allora, Marta è una libraia, quindi a te è il compito di rappresentare tutti i tuoi colleghi della città, a cui noi teniamo tanto, e quindi vai Marta, dici che cosa ci vuoi dire, cosa vuoi condividere con gli altri. Ok, guarda, intanto buonasera a tutti e penso che questo sia, grazie per questo incontro, perché penso che abbiamo parlato di rete, di spazi e sia un modo veramente da qui che si può iniziare a far rete. E io sì, sono una libraia e parto dalle librerie. Librerie penso che siano tanto uno dei centri culturali fondamentali e quello che succede in libreria rispetto anche al facile acquisto che molte volte ci troviamo un po' tutti a farlo, fare online,
è quello che ti regala l'esperienza. Le biblioteche, le librerie regalano l'aspetto esperienziale, il creare rapporto, il libraio crea rapporto con il cliente e viceversa, ed è molto fondamentale questa cosa. Poi ci sono alcuni aspetti, faccio veloce, che mi piaceva sviluppare nel tempo, cioè riagganciandomi anche ad alcuni interventi che sono stati fatti, che appunto di portare, immaginare di portare il libro nei posti inusuali dove il libro non c'è, quindi creare queste estensioni in librerie, ma possono essere anche biblioteche, cioè quei posti dove il libro persiste, c'è, non c'è mai stato, me lo sono immaginata nei locali, nei ristoranti, nei centri, nei piccoli e grandi centri commerciali, e potrebbe essere un modo, sì, per far circolare il libro, però più che altro per dare la possibilità a chi non ha un accesso veloce e facile, molte volte, e renderlo, ecco, più possibile. Noi infatti, come libreria Ubic di Fano, un aspetto che abbiamo voluto sperimentare nella fase del lockdown era quello di dare un servizio di libri a domicilio, si chiamava Book Postino, quasi ci siamo inventati quasi il just read della cultura, no? Riuscire comunque ad arrivare in un momento così delicato e problematico nelle case delle persone, portare tutto quello che appunto per ogni persona più rappresenta il libro e la storia. Sollievo, e io chiudo e dico dicendo che la formula essenziale è proprio questa: cercare di portare i libri nei posti dove non ci sono ancora. Grazie Marta, siete stati bravissimi. Io vi ringrazio per tutte le riflessioni che ci avete regalato, ma soprattutto per il tempo che avete, il pochissimo tempo che avete avuto. Quindi grazie per avermi sopportato in questo ritmo incalzante che abbiamo dovuto avere. Però ringrazio anche tutti quelli che non hanno parlato, perché sarebbero state tante anche le altre le voci che potevamo ascoltare, ma questa erano insomma le regole del gioco. Vedo anche in chat tantissime frasi, osservazioni, un dibattito che continua anche in chat. Darei subito la parola, per andare avanti il nostro incontro e andare verso la conclusione, ad Antonella Agnoli, a cui lascerei la riflessione di questi 12 interventi che abbiamo ascoltato. Antonella? Velocissima, giuro. Valeria, brava nella conduzione. Mi sembra che sia stato un incontro molto interessante, tanti spunti. Bisogna capire come continuare, come rispondere alle tante domande che sono arrivate, e credo che nei prossimi giorni ci sentiremo proprio per capire come continuare. Io però vorrei sottolineare due o tre punti. Allora, una famiglia su 10 non ha libri in casa. Il 48% in aumento sono persone che non leggono e alle quali non interessa leggere. La lettura significa essere persone che sono capaci di esercitare, di capire le cose, di esercitare dei diritti, di essere delle persone più consapevoli. Non è solo, noi troppo spesso ci leghiamo alla lettura anche con tutta questa idea romantica, no? Del tempo, ti fa star bene, ti fa crescere. Tutto questo è importante. Noi dobbiamo occuparci anche di quella parte importante di popolazione che non legge, perché le biblioteche sono servizi per tutti, per chi legge e per chi non legge. I ragazzi, ci siamo occupati, abbiamo parlato dei ragazzi che frequentano un certo tipo di scuole. Proviamo anche a vedere i ragazzi dei tecnici, quanto leggono, che cosa vorrebbero fare, non per leggere, ma che cosa vorrebbero trovare in biblioteca, alla Memo, chiamiamola Dinamo, chiamiamola aeroporto, quello che volete, per entrare in quel luogo. Che cosa vorrebbero fare? Sono stati fatti dei focus in alcuni luoghi dove i ragazzi dagli 11 ai 14 anni che non vanno in biblioteca, ma che magari erano dei lettori prima, in quell'età abbandonano la lettura. E loro hanno detto che sono luoghi
che a loro non interessano, perché sono stati concepiti da adulti che non conoscono i loro gusti, non conoscono le loro abitudini. Guardano questi ragazzini come se fossero dei mostri perché hanno i capelli gialli o sono pieni di orecchini. Allora noi dobbiamo in qualche modo, attraverso questo lavoro che vogliamo fare insieme, abbattere queste barriere, che sono barriere per alcuni insormontabili. Non possiamo sempre solo occuparci di chi già legge. Questo lo dobbiamo fare, ma quello è scontato. Dobbiamo lavorare per tutti gli altri. Bene, a questo punto ringrazio Antonella e darei la parola a Samuele Mascarin, perché siamo arrivati al momento delle conclusioni. Sì, conclusioni che è difficile fare, ma è difficile perché, come auspicavo all'inizio di questo appuntamento, veramente questa sera sono venuti fuori degli stimoli, delle riflessioni, delle considerazioni che aprono ulteriormente il percorso che abbiamo davanti a noi e quindi faccio fatica, come dire, a definire conclusioni, alcune riflessioni che condivido con voi nel momento in cui in realtà oggi apriamo per l'appunto un percorso con anche un di più di entusiasmo, devo dire, per quello che mi riguarda personalmente dopo il confronto di questo pomeriggio, perché un primo elemento che io rilevo è dai vostri interventi, ma anche dalle considerazioni che nella chat in tanti avete fatto e state facendo. La prima considerazione è quanto, e lo dico da amministratore che da anni con degli ottimi collaboratori, delle ottime collaboratrici, segue le politiche bibliotecarie, di quanto ogni volta sia possibile sorprendersi del radicamento fortissimo che nella nostra città, nella nostra comunità, hanno le filiere legate al libro e alla lettura. Perché le considerazioni che ho sentito questa sera sono le considerazioni sicuramente di una serie di segmenti della nostra comunità, del nostro tessuto sociale e culturale che frequentano il sistema bibliotecario, sono sicuramente parte di quei 5-6 mila cittadini che sono frequentemente all'interno della nostra struttura, o dei 20.000 iscritti, o dei 120.000 che ogni anno come presenza varcano quel perimetro, come diceva prima Antonella. E sentire quanto sia radicata però la consapevolezza dell'importanza di uscire da quel perimetro, per me è un dato anche politico molto interessante. Molto interessante perché, come dire, ci spinge ulteriormente come amministrazione comunale, come sistema bibliotecario, a muoverci lungo queste coordinate, a maggior ragione forti dell'elaborazione organica che il dossier comunque ci restituisce, anche in una logica, come diceva prima Paola Stolfa, che investa gli spazi della città, che non sono solo quelli delle biblioteche. E se avete colto nella illustrazione che faceva di alcuni elementi progettuali importanti, significativi, impegnativi anche dal punto di vista dell'investimento finanziario, che è un aspetto che sottolineo, perché poi le città si cambiano con le idee, ma si cambiano anche mettendoci le risorse necessarie per cambiarle. Quando Ivan Antoniozzi presentava a fianco di un investimento grande, strategico, importante, che è quello della rivisitazione della Biblioteca Federiciana con l'ambizione di replicare in qualche modo sotto tanti aspetti quella che è stata la felice intuizione della Mediateca Montanari, ha rappresentato altre due proposte progettuali, quella del Lab della Lettura all'ex campo d'aviazione e le case di carta. Avrete notato che non ha mai usato l'espressione biblioteca. Ecco, credo che sia una cosa, anche questa, come dire, da sottolineare e da registrare anche per i nostri confronti, le nostre riflessioni future, perché per la promozione del libro, della lettura, noi abbiamo la necessità di uscire dai perimetri che generalmente pratichiamo
e di declinare anche un'idea di cittadinanza che sia per l'appunto, e mi ricollego alla riflessione che faceva Federica Savini, un concetto di cittadinanza che non sia solo la cittadinanza di chi quel quinto pilastro ce l'ha già dentro casa, ma una cittadinanza che sia declinata come strumento, come spazio per coloro che quel pilastro non ce l'hanno dentro la loro casa, ma non ce l'hanno nel loro quartiere, non ce l'hanno nella loro scuola. In questo senso mi viene da dire, senza volermi prestare a fraintendimenti, ma cerco di essere molto sintetico anch'io, credo che le architetture materiali e immateriali che siamo chiamati a realizzare nei prossimi anni in questa città, anche a prescindere, lo dico, dal risultato della candidatura capitale italiana del libro, sono architetture che devono avere anche una declinazione sociale, nell'accezione che diceva Roberto Busca prima, cioè architetture che siano in grado di ridefinire un'identità della comunità, una sua idea di presente necessariamente collegata a ciò che precede e segue il nostro presente, e terza cosa, secondo me molto importante, definire anche un nuovo patto di cittadinanza che passa anche per degli strumenti di democrazia che sono la lettura, il libro e gli spazi di socialità che attraverso questi strumenti ci consentono di praticarla, quella democrazia. Quindi da questo punto di vista devo dire che l'incontro di questa sera è estremamente stimolante e penso anche che l'impegno col quale questa sera come amministratore insieme al sindaco penso ci dobbiamo necessariamente congedare è quello in tempi molto brevi, nelle prossime settimane, di proseguire questo confronto, perché questa sera sono venuti fuori sia negli interventi sia negli appunti che via chat ci sono stati presentati una serie di elementi che vanno sviscerati e che ci devono consentire, dico anche questo, sviluppare ulteriormente quello che abbiamo codificato nel dossier, che non sono le tavole portate giù dal Monte Tabor, sono, come dire, un'elaborazione organica che vuole essere la base per ricostruire non le politiche bibliotecarie dei prossimi anni della nostra città, sì, anche questo, ma l'obiettivo è più ambizioso, è quello di ridefinire un po' l'identità di questa comunità, il suo senso, e di provare a farlo non in maniera presuntuosamente illuminata da parte dell'amministrazione, ma in maniera partecipata e democratica da parte della comunità stessa, mettendo da parte nostra a disposizione gli spazi e gli strumenti, quelli materiali e per l'appunto quelli immateriali. Queste sono le considerazioni, non le conclusioni di questo incontro. Io vi ringrazio per il contributo che avete dato e che darete, vi ringrazio per la presenza che è molto significativa, è stata questo pomeriggio, e l'impegno col quale, ecco, vorrei congedarmi è quello, entro il mese di dicembre, di riuscire a condividere con voi e poi mettere a disposizione della città un calendario di ulteriori appuntamenti, eventi, magari anche tematici, se riteniamo che può essere una formula migliore per approfondire molte delle questioni che questa sera sono emerse, però ecco, con l'impegno veramente di dare avvio a un percorso che possa poi via via, tappa dopo tappa, trasformarsi in un processo che coinvolga tutta la città. Grazie.